Auguri di una buona serata e benvenuti a questa nuova puntata di Telegram. Ci concentriamo oggi in modo particolare sul tema dei saldi, sugli acquisti, sulle compre, sostanzialmente perché parte il periodo estivo, anzi l'estate è già cominciata di fatto, ma è accompagnata dal periodo degli sconti e insomma qualcuno ha fatto registrare, soprattutto per quanto riguarda le grandi città, le città d'arte in modo particolare, cioè quelle che sono d'attrattiva per i turisti, hanno fatto registrare dei più importanti, almeno per quello che riguarda il primo weekend. I saldi sono cominciati il 1° luglio, sabato scorso, però insomma i dati, almeno in questi primi giorni, non sono male. Vedremo poi come sarà il bilancio più avanti, però parleremo di questo con chi si occupa poi tutti i giorni, sostanzialmente in modo particolare del settore della moda per la Confesercenti, e quindi il presidente della FISMO, Enzo Nigi. Buonasera, benvenuto. Buonasera, buonasera a te. Allora, come detto, insomma, i primi numeri sono buoni, almeno per quanto riguarda da una parte i grandi centri commerciali, dall'altra le città d'arte. Facciamo il punto con Chiara Elce e poi ne parliamo in studio. Se il buongiorno si vede dal mattino, come recita il proverbio, i saldi estivi sono cominciati nel miglior modo possibile. Certo, per le migliaia di clienti in fila all'apertura dei centri commerciali, sabato è stato un inizio faticoso, con code lunghe diversi metri. Non ha fatto eccezione la provincia fiorentina, con i centri commerciali presi letteralmente d'assalto, complice anche un meteo ballerino che ha minacciato pioggia più riprese. I Gigli, The Mall e l'outlet di Barberino, i tre luoghi più visitati dai clienti a caccia di sconti. In quest'ultimo in particolare, a metà pomeriggio di sabato si registrava una crescita significativa di presenze rispetto all'anno scorso. I più richiesti, i marchi di lusso e della moda che già offrivano ai clienti risparmi tutto l'anno, ma che per i saldi estivi si caratterizzano con un'offerta particolare, ovvero con i prezzi outlet scontati del 50% in più di metà dei negozi del centro commerciale alle porte del Mugello. Ma il traino del commercio in città segue regole che riguardano l'attrattiva turistica dei luoghi d'arte, tanto che nei centri minori i flussi sono risultati meno copiosi. Tra i prodotti più ricercati, abiti, scarpe e costumi, ma anche elettrodomestici e smartphone. 90-95 euro dovrebbe essere la cifra media regionale di spesa pro capite per questi saldi estivi, anche se la quota dovrebbe salire leggermente per i fiorentini, soprattutto grazie ai capi di lusso. A sottolinearlo la presidente regionale di Federmoda Confcommercio, Federica Grassini, che dal suo osservatorio regionale ha stabilito come il primo weekend abbia segnato un 30% in più di incassi rispetto all'anno scorso. L'identikit del cliente affezionato ai saldi è donna nel 60% dei casi, di età compresa tra i 30 e i 40 anni, molto informato e deciso sui prodotti da acquistare. Spesso si scelgono i commercianti di fiducia, ma sono gli outlet a garantire gli afflussi maggiori. Inoltre, a Firenze influisce positivamente anche la presenza dei turisti stranieri, per i quali un paio di calzature o un abito made in Italy restano souvenir fra i più graditi. Va bene, questo più o meno l'identikit tracciato dalla Confcommercio, però volevo chiedere invece a Enzo Nigi, presidente della FISMO, la Confesercenti, il ramo della Confesercenti si occupa in modo particolare del settore della moda, se insomma questi dati sono confermati anche dal vostro osservatorio. Insomma, lì si dice un più 30% per le città, almeno nei primi giorni, poi forse c'è stato un po' uno stazionamento nei giorni successivi. Che cosa ci si può aspettare? Ma allora, innanzitutto va detto che certi sondaggi che noi facciamo non sono precisissimi, perché chiaramente i giorni sono troppo pochi e quindi certo. Quello che diciamo oggi può essere smentito il giorno dopo, perché effettivamente quando i numeri sono ancora giovani è difficile parlare di una cosa in modo definitivo. L'orientamento comunque è questo, le città che sono interessate dai flussi turistici hanno avuto un leggero vantaggio sulle città dove questi flussi non ci sono, anche perché probabilmente, essendo sabato, bella giornata, la gente ancora insomma preferisce andare al mare, poiché i saldi non è che finiscano subito, durano anche molto. Senta, per quanto riguarda il fenomeno, poi oggi insomma parleremo di diverse cose, ma vorrei introdurre l'argomento in modo particolare sul binomio, diciamo, negozio di vicinato, tra virgolette, e centri commerciali. I centri commerciali riescono a attirare molto, perché? Perché hanno una qualità, o perché hanno dei prezzi ulteriormente ribassati, o perché magari anche proprio le condizioni, si fa lì, si trova un po' di tutto, si riesce a fare il giro tra diversi negozi. Cos'è che premia i centri commerciali di più rispetto al negozio più piccolo oggi? Ma io sinceramente non credo che anche la grande distribuzione tradizionale abbia avuto un grande sviluppo, più facile che l'abbiano avuto gli outlet. Perché è un sistema di commercio nuovo, un sistema che ancora noi diciamo, perché non normato nella maniera giusta, riesce a avere successo,
Mentre credo che i negozi dentro i centri commerciali più o meno vivino un po' le stesse problematiche che vivono i negozi del centro storico. Senta, e nel centro storico la difficoltà del piccolo commerciante, ora poi Firenze fa un po' caso a sé stante, no? È quello che diceva prima, cioè magari c'erano dei flussi turistici che vanno, che come si diceva nel servizio, portarsi a casa il souvenir made in Italy, che può essere l'abito, le calze, soprattutto per quanto riguarda magari il settore della moda, è particolarmente attrattiva. Nei centri più piccoli questo è più difficile sostanzialmente. Sì, è un pochino più difficile, naturalmente anche i centri piccoli, alcuni centri piccoli hanno una buona attrattiva turistica. Chi non ce l'ha deve vivere sul cliente stazionale e quindi il discorso del negoziante di vicinato è un discorso più di rapporto a lungo termine con il cliente. Ecco. Più che la vendita toccata e fuga, c'è la continuità della vendita. Senta, ma i prezzi come sono? Perché quando si parla di saldi spesso, no, c'è chi dice sì, però alla fine sono sempre finti sconti, non ci sono davvero, si rialza il prezzo per poi riabbassarlo, insomma, che esistono queste situazioni a giro o in tendenza sono mutate, non è vero, insomma. Ma senta, allora, secondo me, come in tutte le cose, c'è un po' di tutto. C'è un po' di tutto e noi come associazione, anzi, chiediamo sempre a gran voce con le istituzioni per fare un confronto, per poter mettere un pochino di pulizia, un pochino più di chiarezza su questo settore. Noi siamo, essendo rappresentanti soprattutto di negozi di vicinato, abbiamo interesse alla chiarezza, perché siccome noi dobbiamo istituire un rapporto continuativo con il cliente, noi più le leggi sono chiare, più la vendita è fatta con correttezza, più vantaggio ne traiamo. Quindi c'è un po' di tutto, sicuramente c'è un po' di tutto, però insomma, in linea generale quando ci sono dei vantaggi esagerati bisogna chiedersi sempre il perché. Certo, una domanda, un campanello d'allarme come dire, si può anche accendere in questo caso. Senta, il profilo tracciato dalla, in questo caso vabbè, dalla Confcommercio, ma le chiedo una conferma, età compresa tra i 30 e i 40 anni, donna nel 60% dei casi, e si cerca soprattutto abiti, pantaloni, t-shirt e anche gli accessori, anche l'elettronica non va male, però insomma soprattutto si punta sui vestiti d'estate, così. Sì, perché l'elettronica non sarebbe neanche un settore interessato, esatto, dalla vendita di fine stagione, poiché non ha stagione. E di sicuro il cliente donna è quello più, che più è attratto da quando c'è l'occasione in particolare. Sull'età, penso quella è l'età che normalmente acquista di più e quindi anche a saldi, chiaramente. Diciamo che quell'età lì è un pochino... si fa anche un po' attrarre ora da altri sistemi di vendita, cosa che invece le persone più adulte no, è quello della vendita online. Certo. Cioè su quella fascia lì qualcosa perdiamo a vantaggio della vendita online. Senta, ma su questo ora apriamo una parentesi, poi magari semmai ci torneremo dopo, però come siamo messi noi, tra virgolette, come esercenti, come negozianti, sulla capacità di vendita online? Ora è chiaro che lì sono dei grandi gruppi, delle major, delle multinazionali enormi che, come dire, attraggono il pubblico in modo forte, però probabilmente la sfida anche del singolo commerciante, dell'artigiano, di chi vuol fare un certo prodotto deve ampliarsi, anche arrivare anche su internet, perché sennò insomma, immaginare oggi soltanto di vendere a chi entra nel negozio è più difficile. No? Sì, in questo senso sì. A che punto siamo? In effetti no, su questo livello il negozio tradizionale bisogna ammettere che ci ha dei ritardi. Già è stato difficile essere come presenti come sito aggiornato, eccetera, eccetera. C'è da dire anche che la vendita online richiede una struttura che tante volte i negozi non hanno. Certo. Questa potrebbe essere, per esempio, però una cosa che come categoria, affrontarla come categoria proprio per far sentire meno solo il negoziante, ma farlo partecipe in un gruppo, in una piattaforma grande, dove anche lui potrebbe usufruirne e trarne dei vantaggi.
degli strumenti sostanzialmente. Sì, sì, fornire degli strumenti a livello associativo. Senta, a livello di capacità di spesa come siamo messi? Perché insomma, ora qualche tempo fa sono usciti anche i dati, pochi giorni fa sono usciti anche i dati dell'Istat, anche sul potere d'acquisto delle famiglie cresce dello 0,8%, qualche dato positivo, quindi evidentemente uno spiraglio di luce, si rifletterà anche su questi saldi secondo lei? Secondo me la crescita reale è influenzabile molto dall'emotività. Siccome è poca la crescita vera e propria è poca, secondo me ci influiscano di più le condizioni ambientali, le condizioni morali e il dare la speranza alla gente di vedere un futuro migliore. Perché senza questo, anche con una maggiore capacità di spesa, difficilmente questa spesa si riverserà sui consumi. Cioè lei dice non è tanto lo 0,8% in sé quanto il messaggio sostanzialmente. Incide di più i messaggi che vengono dati da varie parti. E in questo senso come siamo messi? Come lo senti? E in questo momento siamo messi non bene perché politicamente c'è molta confusione. La gente ha perso i punti di riferimento, perdendo i punti di riferimento perde la speranza, non ha più fiducia in nulla, non ha più fiducia nelle istituzioni, non ha più fiducia in nulla, ha poca fiducia nel futuro e come si dice sta con il braccino corto. E quindi infatti le fonti mi dicono sono aumentati i risparmi, ma pochissimo i consumi. Cioè si tende a mettere, si come tende dire, a sotto mettere il materasso, da parte. No? Per la paura dei tempi più bui davanti. Sì. Senta, veniamo un po' al settore specifico della moda, no? Il grande settore della Toscana, forse nella nostra regione, a questo glielo chiedo a lei, insomma, ha retto la crisi meglio che in altri posti, però insomma si è sentita anche qui. Soprattutto, io ne ho parlato spesso in termini anche di filiera, no? Magari il grande marchio resiste, anzi magari ha incrementato quello del lusso, però poi la filiera, sostanzialmente gli anelli della catena arrivando indietro, quelli hanno sofferto. Sì, sì. L'effetto della globalizzazione per il nostro territorio non è stato positivo perché la ricchezza diffusa dove, nella quale noi potevamo attingere è venuta meno perché prima c'era tanto lavoro, ora c'è meno lavoro. Io abito a Empoli le famiglie di operai erano famiglie con 3 stipendi. Perché lavoravano nelle confezioni. Ora le confezioni non ci sono più, è diventata più dura per tutti. E noi abbiamo bisogno non del ricco, ma abbiamo bisogno della ricchezza diffusa sul territorio. Perché non è che uno ricco fa 5 colazioni la mattina, ci vuole 5 persone che fanno una colazione per uno. È chiaro, è così. In questo senso, come dire, noi abbiamo una grande capacità di manodopera, no? Soprattutto in Toscana, cioè nella produzione, in Toscana ma insomma un po' in Italia, nel settore della moda, nella produzione, tant'è vero che anche grandi marchi stranieri poi magari a fare il prodotto vengono, scelgono l'Italia apposta, perché c'è proprio un know-how, cioè una manodopera, un saper fare le cose praticamente. In questo senso, secondo lei, riusciamo a tramandarla abbastanza? Cioè ci stiamo assicurando anche il futuro in questo senso oppure no? Secondo me ad alcuni livelli lo stiamo perdendo. La manualità la stiamo perdendo. Noi stiamo tramandando il know-how tecnico, ci sono nuovi sarti, stilisti, però attaccare un bottone sta diventando complicato. Una cosa complicata. Cioè, trovare qualcuno e attaccare. Trovare una sartina e fare le accomodature che abbia meno di 60 anni diventa dura. Ma in questo senso cosa si può fare? La formazione, le scuole esistono, funzionano? Purtroppo io credo che non sia solo un fattore del commercio, ma è stato proprio un errore dell'Italia globale. Non c'è stato mai collegamento tra la scuola e il lavoro. Per cui le persone sono andate a fare mestieri dove in questo momento, non fare mestieri, a intraprendere degli studi che poi in questo momento mestieri per quegli studi lì non se ne trovano perché sono troppi e sono stati tralasciati altri che invece ce ne sarebbe bisogno.
collegare la scuola, le scuole tecniche con il lavoro sarebbe, secondo me, un'idea molto intelligente. Ci sono dei distretti dove questo si sta tentando di fare. Ora, io ne ho parlato spesso, ad esempio, per quanto riguarda, ora lì è un'altra scuola di formazione, per quanto riguarda Scandicci, il Polimoda, no? Ad esempio, però sì, è una situazione in cui l'azienda, la compartecipazione del privato anche all'interno della scuola di formazione, così, poi insomma i numeri che escono di lì sono piuttosto buoni anche poi a livello di occupazione, e in più anche le stesse aziende guardano al Polimoda come possibile luogo dove attrarre manodopera, dove attrarre manodopera specializzata, però insomma in quel caso. Sì, la manodopera quella un pochino più specializzata, perché per manodopera specializzata più che altro si intende l'ideatore, certo, della moda, l'ideatore, il creativo, diciamo, il creativo, ma ci vuole migliaia e migliaia di mani, ci vogliono le mani. Non so in queste scuole se si adoperano molto le mani o se si adopera più il computer, che ci vuole, però... Senta, questo è un punto chiave piuttosto importante, no? Perché poi alla fine, giustamente come dice lei, ed è per quello forse che la manodopera, quella anche a basso costo, tra virgolette, mi viene in mente il distretto pratese, e quindi la manodopera cinese poi ha spopolato in modo così drastico. È anche vero che la manodopera, diciamo, la manovalanza in un mercato aperto in questa maniera è quella che rende meno e quindi viene delegato ad altre persone, tipo delocalizzato, o delocalizzato o ai cinesi o a questa gente qui, e quindi magari l'italiano ci si perde meno tempo su questa cosa qui. Però sono dell'idea che secondo me anche un ingegnere dovrebbe saper fare la carcina. Ecco, invece si va subito su fogli, ma è un po' di pratica ci sarebbe bisogno. E questo deriva anche forse dall'azienda, perché quello diceva lei prima, no? Che tante persone hanno intrapreso degli studi per fare dei lavori dove poi non c'è effettivamente, manca effettivamente il lavoro, e anche perché un tempo invece c'era un po' la concezione, poi ora viene considerata arcaica, superata e tutto il resto, però il figlio fa il lavoro del padre e il padre tramanda il lavoro al figlio in qualche modo, no? Questo si è un po' perso. Si è un po' perso perché si è perso l'artigianato e il piccolo commercio, ha perso la sua attrattiva perché ha perso la redditività. Avendo perso la redditività, il padre non gli consiglia più al figlio un lavoro dove si lavora tanto e si guadagna poco. Certo, è vero. E quindi lo dirige verso altre cose, sbagliando o non sbagliando, certo, ma insomma lo dirige verso altre cose sperando in cose migliori. E purtroppo è un po' così. Noi bisognerebbe, secondo me, per ridare spazio a quella manovalanza che si è persa, bisognerebbe rafforzare il Made in Italy, cioè renderlo una cosa molto stringente e molto seria, per cui il prodotto che viene fatto in Italia, siccome per forza di cose costerà caro, però bisogna che questo caro sia apprezzato non solo nel mondo ma anche dagli italiani stessi, perché tanti italiani gli piace il Made in Italy, ma quando gli dici quanto costa, non lo vogliono più. Gli piace un po' meno. Piace meno. Cioè, bisogna anche avere il coraggio di sostenere le proprie idee, anche a costo di pagare qualcosa in più. Anche pagare un costo, capito? Per avere un beneficio tutti in un secondo tempo. E d'altra parte poi insomma spesso e volentieri al costo sono anche abbinata alla qualità, quindi cioè nel senso si compra qualcosa di migliore, di più buono, però è che costa qualcosa in più. La crisi purtroppo ha abbattuto in questo senso. Sì, ha abbattuto, ma secondo me ci sono anche altre cose. Secondo me il vestire ha perso un po' la primaria importanza che aveva per il cittadino italiano. Ora il cittadino italiano è attratto magari dalla tecnologia, da altre cose, quindi mentre prima le prime 1.000 lire che uno aveva le spendeva nell'abbigliamento, ora le prime 1.000 lire si spendono su altre cose, le seconde su altre cose ancora e le terze forse sull'abbigliamento. E quindi questo È venuto un po' meno anche insomma lo stereotipo dell'italiano che si veste bene. Sì, si sta un po' perdendo perché ci si sta omologando all'Europa del Nord soprattutto. E anche questo magari per noi è uno svantaggio, bisognerebbe capirlo, perché la nostra particolarità era quella che aveva fatto la nostra fortuna. Se noi la perdiamo, poi sugli altri campi dove invece l'Europa del Nord è forte, noi siamo perdenti, quindi nelle cose dove eravamo bravi le abbiamo abbandonate.
quelle che non ci sono mai riuscite non ci riusciranno. Insomma, non è un buon futuro. Non è una strada giusta da battere. Allora, ci fermiamo per 5 minuti, abbiamo esaurito la prima parte, ma tra poco torneremo, parleremo ancora di saldi, insomma parleremo un po' di come sta andando, di come andranno, quali sono le previsioni, anche di cosa sostiene la Confesercenti, perché anche sull'inizio dei saldi, insomma le date in qualche modo cambiano e determinano poi anche l'andamento degli acquisti, e poi parleremo anche del settore, continueremo a parlare del settore della moda e ci concentreremo anche, perché no, sull'Empolese Valdelsa, zona di provenienza proprio di Enzo Nigi. Ci fermiamo 5 minuti, poi torniamo in studio, restate con noi. Bentornati in studio. Allora, siamo con Enzo Nigi, presidente della FISMO Confesercenti, si occupa sostanzialmente del settore della moda per l'associazione di categoria, appunto, della Confesercenti. Abbiamo iniziato parlando di saldi e di saldi volevo ricominciare anche questa seconda parte per chiedere questo, perché Nico Gronchi, presidente di Confesercenti a livello regionale, sostiene che anche la data di saldi è importante per poi determinare i consumi. Dice forse si è partiti un po' troppo presto, dice se sono, lui sostiene sostanzialmente se sono saldi di fine stagione, facciamola alla fine della stagione, non la facciamo all'inizio, è d'accordo? Sono molto d'accordo perché io sono per le cose sostenibili e chiare. Allora, se si parla di una vendita di fine stagione, è una vendita necessaria, perché quando si arriva alla fine della stagione chiaramente la merce perde di importanza. Cioè, della merce ne perde di più, della merce ne perde meno, però tutta perde un pochino di importanza. Il negoziante è disposto a venderla a prezzi ancora più bassi per realizzare e chiudere il bilancio. Negli anni questa cosa del fine stagione è diventata un inizio stagione tra un po'. Questo ci porta via delle possibilità di vendita che sinceramente a noi ci farebbero comodo. Si parla di un settore che non vive dei momenti di splendore, quindi non è che noi parliamo così perché ci vogliamo arricchire. Certo. Cioè, è per sopravvivere. Noi si fa questo lavoro ormai da diversi anni per cercare di andare avanti, lo vedete anche le chiusure dei negozi, la difficoltà a stare sul mercato, noi avremmo bisogno di rimettere un po' le cose a posto. Pensate questo, le vendite straordinarie che comprendono i saldi o vendite di fine stagione, ma anche le vendite promozionali, durano 10 mesi su 12. Ora io mi chiedo, la logica, se le vendite straordinarie durano 10 mesi, mi sembra al contrario, dovremmo ribaltare un po' la situazione, mettere un po' di paletti alle vendite promozionali, anche perché la promozione, ritorniamo lì, no? È sostenibile se la promozione è fatta su un articolo, se è fatta su un marchio, ma se la promozione me la fai su tutto il negozio e me la fai per 10 mesi, forse c'ho il sospetto che non sia una promozione, perché se te con quel prezzo lì ci vivi bene, non è una promozione. Mentre se lo fai su un articolo solo, posso anche credere, e è da credere, che l'articolo in questione sia messo a un prezzo speciale proprio per promuoverlo o per farlo conoscere o per terminare un articolo, insomma. E posso anche non guadagnare su quell'articolo, mi può servire per far entrare gente, mentre vendo quell'articolo gliene vendo altri. Quindi questa è una cosa sostenibile, che secondo me anche l'Associazione dei Consumatori una cosa così la dovrebbero chiedere e capire e chiedere, perché con la chiarezza loro dovrebbero avere vantaggio. Capito? Senta, prima mi parlava del settore delle confezioni, no, nell'Empolese Valdelsa. Insomma, l'Empolese Valdelsa poi in realtà è una zona produttiva molto importante, lo è stata per molto tempo. Come a macchia di leopardo ci sono in diverse zone della Toscana, però in molte parti, proprio per quanto riguarda il settore della moda e dell'abbigliamento in generale, si è perso dei tipi di manodopera. Prima parlavamo del tessile a Prato ed è stato forse un caso eclatante con l'ingresso anche della comunità cinese, che sostanzialmente è della competizione
petizione, a volte anche illegale, però c'è stata tutta la zona di Vaiano, Vernio, dove sono chiuse intere fabbriche, sostanzialmente interi capannoni. Le volevo chiedere, insomma, sull'Empolese Valdelsa, come mai, che cosa è successo lì in quegli anni e quali sono le strategie di rilancio anche per quella zona? Nell'Empolese Valdelsa è successo anche questo, che nati dietro alla moda dell'impermeabile, le prime confezioni sono nate così, dietro alla moda dell'impermeabile, tutti facevano l'impermeabile. Quando c'è stato l'avvento della pelle e delle pellicce, molti si sono buttati sulla pelle e sulle pellicceria. E c'è stato, direi, gli anni 80 di grande splendore, ma tutti facevano la pelle, ma ogni uscio di casa c'era qualcuno dietro che faceva la pelle. La pelle ha avuto una crisi superiore al tessuto, un po' per l'ondata ecologista che ha imperversato l'Europa e poi ha invaso l'Italia, un po' per altri motivi, e questa gente si è trovata improvvisamente a dover chiudere. E quindi poi chi è rimasto sul tessuto, che già erano pochi, qualcuno ce l'ha fatta, qualcuno no, qualcuno si è convertito bene, qualcuno lavora a Fason per le grandi aziende e ha trovato il suo spazio lì. Però la globalità delle persone che erano interessate in questo settore è venuto fortemente meno, e questo l'economia del territorio ne ha risentito per forza. Senta, e proprio qui secondo me c'è una chiave in quello che diceva, molto importante, perché anche la capacità, soprattutto in un mondo, insomma, economicamente molto dinamico, che si evolve in modo molto veloce. Lei parlava della pelle, effettivamente su scala, diciamo, decennale, poi effettivamente si è visto la crescita e il tracollo, no? Però oggi forse si va addirittura più veloce, cioè le mode passano in modo più veloce, si va più rapidi, c'è anche evidentemente molta necessità di singoli artigiani, singoli commercianti, anche di rivedere il proprio lavoro, di reinventarsi in qualche modo. In questo forse noi siamo un po' carenti, siamo un po' abituati a sostanzialmente costruire passo per passo quello che si riesce a fare, il proprio negozio, le proprie attività, ma poi si ha difficoltà a cambiarlo. Forse in questo senso anche uno scarto culturale, mentale, insomma, un po' bisogna farlo, no? Può darsi, probabilmente sì. È un po' la difficoltà di chi va bene, poi piano piano va peggiorando, e a un certo punto si trova nel dover fare una scelta, mollare tutto e ripartire da capo, perdendo anche quello che di buono ha. Certo. E a volte questo coraggio è mancato e quindi uno piano piano si è spento. E poi è andato in questo, forse il sostegno dell'istituzione, dell'associazione può aiutare, no? In qualche modo anche a dare proprio un sostegno sulla conversione del negozio, dell'attività, Sicuramente questo dovrebbe essere un compito che le istituzioni e le associazioni, è un compito loro che devono aiutare a fare. È un discorso globale che va fatto un po' tutti insieme. Poi le idee non è che le idee vengono o non vengono. Se vengono è una fortuna, se non vengono. Senta, volevo chiederle anche sul discorso della contraffazione, no? Perché noi, soprattutto in Toscana, un po' su tutti i settori questo, anche e soprattutto sul settore enogastronomico, altro grande settore della Toscana, insomma, in cui noi, dell'Italia in generale, ma su cui noi puntiamo moltissimo, però anche lì si trova l'olio fasullo, il parmigiano finto, eccetera, eccetera, no? E anche la moda, il tessuto, noi sento, noi facendo un telegiornale parliamo di cronaca, tantissime volte sostanzialmente la Guardia di Finanza e i Carabinieri trovano situazioni di contraffazione, di illegalità diffusa anche nelle nostre zone. Come si contrasta in questo senso? Come si fa anche furbo, forse più il consumatore, in modo che possa essere anche lui in qualche modo a riconoscere qualcosa che è falso, insomma? Ma io ritorno a dire che noi bisogna essere più severi sul Made in Italy, e va protetto di più il Made in Italy se si vuole ricominciare a costruire qualcosa anche in Italia. Poi per il fatto cioè, io ho anche il sospetto che il consumatore tante volte compra la roba contraffatta sapendo che è contraffatta. Cioè, non è che è ingannato. E quindi si ritorna lì, no? Si ritorna nel predicare male e poi nel predicare bene e agire male. Certo. Cioè, il consumatore deve avere anche la consapevolezza che certi comportamenti suoi sbagliati
portano a delle conseguenze che poi gli si ritorceranno contro. E quindi ci vuole una maturità da parte di tutti. Per quanto riguarda la lotta, io ho una ricetta. La mia ricetta forse non è giusta, però secondo me è efficace. Perché se un consumatore compra una borsa distesa in terra sull'asfalto di Gucci, sa bene che non è di Gucci, e secondo me il consumatore va multato molto forte. Ma gli va data una multa, da esempio, che poi nessun altro gli viene voglia di comprare una borsa di Gucci, di una per borsa terra, contraffatta. Certo. In questo modo, secondo me, si toglierebbe anche il problema dell'immigrazione, di questo problema dei venditori abusivi. E venditori abusivi, se in Italia non fanno affari, vanno da un'altra parte. Noi bisogna fare in modo che non facciano affari. Il sistema di rincorrerli, di prendergli la merce e di sequestrargliela, non funziona, l'abbiamo già visto, non funziona. Perché? Perché le punizioni vanno date a chi le teme. Un venditore abusivo non lo teme se lo mette in galera 2 ore, non gliene importa nulla, anzi almeno dorme al coperto invece di dormire sotto il ponte. L'italiano che becca una multa di quelle che frizzano, se lo ricorda, sarebbe da esempio, non compra più nessuno, i venditori abusivi prendono la sua robina e vanno da un'altra parte. Chiarissimo, chiarissimo. Senta, torniamo un attimo al discorso degli acquisti quest'estate. Cioè, la gente, come dire, le persone si muovono meno, se si muovono meno vanno meno al mare. A parte, non è vero, insomma, ne parlava anche lei, insomma, poi in realtà le persone, nonostante la crisi, si spostano abbastanza, vanno anche molto in vacanza, però in qualche modo quindi si svuotano le città, sostanzialmente si risente di questo. Cioè, quanto, come dire, la stagione turistica in qualche modo influisce poi sulla capacità di vendita dei negozi, no, nelle città? La stagione turistica incide molto. Le città che hanno la fortuna di intercettare flussi turistici sono città più fortunate delle altre. Un po' come le aziende italiane che riescano a vendere all'estero spesso riescono a salvarsi meglio delle aziende italiane che vendono solo in Italia. E quindi questa è una cosa molto importante e in alcune città direi è di vitale importanza. Se venissero meno si troverebbero a affrontare una crisi improvvisa e molto forte. Anche perché insomma poi il turista sostanzialmente, come dicevamo, è quello che si vuole portare dietro il souvenir, e questo forse è anche un po' il tema, no? Riuscire a, sostanzialmente, a far sì che il nostro prodotto made in Italy, il nostro abito, il nostro tessuto, la nostra maglieria, il nostro abbigliamento possa diventare anche un oggetto di culto come lo era in passato. Oggi forse lo è meno rispetto sì, a noi passato. Bisogna stare attenti a non perdere questa appeal che agli occhi dello straniero, dei paesi esteri, è molto più forte che agli occhi dell'italiano stesso. Ci credono molto più loro che noi. Ci credono molto più loro che noi. Noi bisogna stare attenti a non perdere questa capacità che è una delle poche forze che abbiamo. Questo funziona su Firenze, su Empoli e quelle zone lì che forse i turisti ci arrivano un po' meno, no? Allora, Empoli è una zona piuttosto sfortunata per il turismo, non è molto attraversata da flussi turistici, però è circondata da flussi turistici perché vicino c'è Montaione, insomma, un po' più in là c'è San Gimignano, anche se è fuori dall'Empolese Valdelsa, ma insomma è facilmente raggiungibile. Empoli ha una posizione strategica vicino a Firenze, vicino a Pisa, vicino a Siena. Bisognerebbe essere più bravi per sfruttarla e anche qui bisognerebbe cercare di fare un po' tutto l'Empolese Valdelsa, di cercare di fare una politica unita, comune, per promuovere il marchio all'estero, perché se ogni paesello fa la sua piccola pubblicità all'estero è una goccia nel mare e non certo, succede niente. Certo. Questo è una cosa alla quale noi, e questo è un lavoro anche da categoria,
ci impegniamo a fare e a realizzare nel più breve tempo possibile, perché è importantissimo. Cioè l'unione fa la forza, cerchiamo di metterci insieme sostanzialmente. Sì. Senta, siamo quasi in chiusura, l'ultima cosa che volevo chiederle è questa, sostanzialmente come associazione di categoria, come FISMO, che cosa vi sentite, potete chiedere alla politica, cioè se poteste chiedere qualcosa, qual è la necessità primaria, insomma, le vostre aziende, i vostri associati hanno bisogno, insomma, la richiesta, no? Che va anche all'istituzione così. Ma allora, per quanto riguarda il tema di oggi dei saldi, l'abbiamo detto, cioè ci interessa di mettere un pochino di ordine e di chiarezza su quelle che sono le vendite straordinarie e quindi saldi compresi. Quindi un po' meno vendite promozionali, saldi posticipati, eccetera, eccetera. Poi c'è un altro problema, ci sono le vendite online che in questo momento non sono normate e stanno mangiando quote di mercato in maniera paurosa. Cioè, qui ci sono gruppi stranieri, gruppi multinazionali che drenano ricchezza sul nostro territorio e vanno a pagare le tasse sui paesi fiscali, creando tra l'altro anche un regime di concorrenza sleale nei confronti di chi sul territorio paga le tasse in Italia. Quindi qui c'è un problema di concorrenza sleale e questo è un problema, credo sia italiano, ma credo sia di tutti, perché tutti i governi sono sempre a chiedere soldi, hanno bisogno di soldi e qui c'è gente che porta via denaro e non paga nulla. Certo. Quindi questa è una cosa che va messo mano, va trovato delle norme stringenti, eccetera, eccetera. Anche perché poi la cascata va su tutte le piccole aziende. Va su tutto. E poi noi, in generale, noi siamo per un po' più di regole. Il commercio è stato liberalizzato, anzi, peggio, è stato deregolamentato in maniera esagerata. È l'unico settore. E quindi noi abbiamo bisogno di fare un passo indietro, anche perché stanno succedendo delle cose socialmente importanti. Si stanno svuotando i centri storici, i negozi chiudono, si svuotano i centri storici, il centro storico va in mano al degrado. Ci sono persone poco raccomandabili che frequentano il centro storico. Non essendoci nessuna norma, non c'è la possibilità da parte del sindaco o delle istituzioni per poter mettere un fermo su queste cose. Quindi se non si ritorna a riprendere in mano un po' la guida del commercio, non riusciamo a indirizzarlo nella direzione giusta. Ma va così? È chiaro, bisogna tornare indietro rispetto alle grandi deregolamentazioni che sono state da Bersani a Monti in poi. Allora, abbiamo esaurito il nostro tempo, grazie mille Enzo Nigi per essere stato con noi, per averci raccontato, insomma, come sta andando il commercio, come andrà, cosa ci si può aspettare anche da questi saldi. È tutto per questa puntata di Telegram, buona serata e buon proseguimento con i nostri programmi.